La scrittrice Lia Lobue è il nuovo ospite dell'appuntamento con la Casa del Libro, la Stanza dei Ricordi. Cosa contiene? La Stanza dei Ricordi è il mio primo libro. Nasce come una raccolta di racconti che poi ha trovato un trait d'union attraverso una specie di viaggio appunto nei ricordi. Parte tutto da Racalmuto, da una stanza in una casa in cui io passavo le mie vacanze da bambina, dove mi reco con due bidelli della mia scuola per cercare un mobile antico da restaurare. Siccome non riesco a trovare la chiave, da lì scattano tutta una serie di collegamenti, di ricordi, un po', non vorrei dire come la recherche proustiana, ma quasi, perché poi quel posto, il mandarino che c'era nel giardino, il rumore del catenaccio che non riesce ad aprirsi, risvegliano tutto un mondo che sembrava sopito e che invece alla fine forse risulta essere più vivo del mondo, della realtà in cui si vive, che è un po' quello che succede, voglio dire, nel Novecento, cioè il tempo non esiste, ma il tempo è quello in cui noi ci vogliamo trovare, e anche la memoria è il tempo ed è anche il presente. A me è successo questo nella Stanza dei Ricordi. Quale messaggio vuole lanciare oggi ai ragazzi? Il messaggio è difficile lanciare messaggi ai ragazzi, perché col tempo che stiamo vivendo, nella realtà in cui stiamo vivendo, l'unico messaggio che mi viene da dire è cerchiamo di sopravvivere senza troppi danni, assaporando forse quelle che sono le cose piccole della vita, che poi sono quelle che rendono la vita vivibile e degna di essere vissuta. Forse ora non è il tempo di cercare le grandi cose. Forse dobbiamo cercare le piccole cose che ci rendono sereni. Ecco, questo mi sento di dire, perché di questo dobbiamo imparare, a fare delle piccole cose le grandi cose della vita.